Buonasera, bentrovati a RTTR Volley, una puntata un po' particolare perché sappiamo che anche questa settimana la squadra non è a Trento, sono già a Padova dove domani si gioca il recupero della quarta di ritorno. Dunque, anche questa sera abbiamo un ospite che esula, diciamo, da quello che è il gruppo squadra e abbiamo voluto dare spazio alla curva Gislimberti che anima fortunatamente in questa stagione di nuovo il clima al palazzetto. Io sono con il presidente della curva, Matteo Serio. Ciao Matteo. Ciao Sara, buonasera e buonasera agli spettatori. Allora, chiedo subito com'è quest'anno il tifo alla BLM Group Arena? Siete in pochi per cause di forza maggiore, siete con la mascherina, ma non vi fate sentire. Pochi ma buoni, come si dice, l'importante è esserci. Diciamo che paghiamo le restrizioni a livello di percentuale, 35%, adesso si ritorna a una percentuale più alta, quindi speriamo di farci sentire ancora di più. Matteo, ti chiedo subito chi è la curva Gislimberti, quanti siete, avete pagato un pochino questo anno difficile anche per i tifosi, anche per lo sport e come si fa a diventare parte della curva? Ma allora, chi siamo? Diciamo che è una tifoseria storica perché è nata assieme a Trentino Volley, quindi 20 anni fa, più di 20 anni fa. E abbiamo pagato un po' la pandemia dell'anno scorso e anche un po' di quest'anno. Comunque giriamo sui 200-300 soci, 300 tesserati. E alla fine siamo un grande gruppo, un po' giovani, un po' meno giovani, però con una passione in comune che è quella di tifare Trentino Volley. Per far parte del nostro gruppo è abbastanza semplice, basta contattarci o alla nostra mail, che è curvagislimberti@gmail.com, oppure ci trovano al palazzetto durante le partite e possiamo fare il tesseramento. Quest'anno si riesce comunque a seguire anche un po' di trasferte, a fare gruppo in questo senso? Esatto, quest'anno riusciamo, in alcuni posti con pochi biglietti a disposizione, in altri un po' di più. Anche lì andiamo un po' dietro a quello che è la situazione attuale, quindi le iscrizioni ogni tanto sono poche, ogni tanto un po' di più, però riusciamo a farci sentire anche in trasferta. Tra l'altro ci sono delle belle novità in questo senso perché finalmente è stata aumentata un pochino la capienza dei palazzetti, anche se ancora siamo lontani dal 100%, però vorrei chiedere proprio a Matteo che campionato è quello che state vedendo. Trento quest'anno è veramente uno spettacolo. È molto divertente, la parola che ci diciamo quest'anno è divertente, una squadra giovane, bella, e che ci fa proprio andare a palazzetto piacevolmente. Allora, prima di conoscere qualcuno dei ragazzi della curva, perché vogliamo conoscervi di persona, anzi, se volete scriverci, fatelo su WhatsApp al 339-466-0076, se avete anche domande per Matteo, ma poi proprio andremo a casa dei ragazzi per conoscere qualcuno di loro. Andiamo a vedere cosa è successo anche sui campi di pallavolo, perché questa sera, tra l'altro, non abbiamo partite fresche da commentare, se non quella di Champions League, ma in campionato Trento ha osservato il turno di riposo nella nona giornata di ritorno, ma si sono giocate le altre partite. Allora, vediamo come è andata con Monza che è stata battuta in casa da Vibo 0-3, Taranto Piacenza 3-1, Verona Modena 1-3, Milano Ravenna 3-1, Perugia Padova 3-1, Civitanova Cisterna invece è stata rinviata. Sappiamo che Cisterna ha pagato, scusate, Civitanova ha pagato dopo la Champions League una serie di contagi, dunque partita rinviata, data da destinarsi. Vediamo anche la classifica dopo questa nona giornata con Perugia che è salda il comando con 55 punti, c'è Civitanova 45 ma con due partite in meno, poi c'è Trento a 42 punti ed ora non possiamo dire che Modena ha meno partite perché sono 19 quelle giocate anche dagli emiliani, 41 punti, Modena al quarto posto, poi c'è Milano a 34, Monza a 31, Piacenza a 28, 23 punti per Taranto, Cisterna e Vibo a 22, 21 per Padova e Verona e Ravenna a 2 punti. Allora io vorrei chiedere a Matteo che l'ha vissuta insomma questa campagna di acquisti dell'estate, se lui si sarebbe aspettato di vedere Trento al terzo posto a questo punto della stagione con un trofeo già in bacheca. Onestamente no, tanti di noi l'estate scorsa un attimo eravamo un po' dubbiosi e invece siamo stati smentiti subito inizio stagione con la Supercoppa e con il cammino che stiamo portando avanti anche con la qualificazione di Champions League e con una posizione in classifica che ci piace e diciamo uno sguardo un po' più in alto lo facciamo, ecco, anche vedendo il calendario delle altre squadre da qui a fine regular season. Ecco appunto perché con la Superlega che osservava il turno di riposo abbiamo comunque una partita di Champions, una partita che era importante vincere, i ragazzi si sono trovati in girone con Perugia, non facile, lo sapevamo, infatti abbiamo chiuso secondi, però insomma hanno ottenuto la qualificazione e si va a Berlino. Esattamente, volevamo qualificarci anche grazie ad altri risultati delle altre pool, ce l'abbiamo fatta e ci godiamo questa qualificazione e poi Berlino come l'anno scorso, ma vedremo. La Champions è un pochino un macigno che è rimasto nel cuore, diciamo.
È un grande dispiacere, penso anche prima di tutto per la società, per i ragazzi stessi. Per noi è stato doppio perché non potevamo essere presenti nonostante la finale fosse qua, di fianco a casa, e in più perché la sconfitta, diciamo, è pesato. Altra stagione, altra storia. Allora andiamo a vedere nel prossimo servizio che cosa aspetta Trento, che è stata bravissima, ha vinto a Cannes a punteggio pieno, si è qualificata tra le migliori seconde e allora andremo a Berlino perché a venerdì in Lussemburgo ci sono stati i sorteggi. Sentiamo. Le urne di Lussemburgo hanno decretato la prossima avversaria in Europa della Trentino Itas, qualificatasi fra le 8 formazioni che si contenderanno la fase finale della Champions League. Nella fase a eliminazione diretta, i gialloblu troveranno i tedeschi del Berling Recycling Volleys, primi qualificati nella Pool D. Gara di andata a Trento in una data da definire fra l'8 e il 10 marzo, ritorno in Germania fra il 15 e il 17. Le due società si sono già trovate di fronte proprio nei quarti di finale della passata edizione, con due vittorie per i gialloblu e il conseguente passaggio del turno. Berlino è anche la ex squadra del libero Julian Zenger. Sono felice di andare dietro a Berlino, così anche io vedo mia ex squadra e anche quanti amici che giocano qua. È una squadra che comunque sta giocando un'ottima stagione, al di là della vittoria nel proprio girone di Champions League, anche in campionato mi raccontavi sta facendo molto bene, quindi tutt'altro che semplice. Sì, anche quest'anno Berlino ha una squadra molto forte, secondo me è un po' più forte rispetto all'anno scorso, quindi loro giocano molto bene quest'anno, ma anche noi. Accederanno alle semifinali in programma fra fine marzo e inizio aprile le quattro squadre che vinceranno entrambe le partite. Solo qualora le due formazioni abbiano entrambe vinto una partita a testa al tiebreak o nel caso in cui abbiano entrambe vinto una partita a testa al massimo in 4 set, si disputerà al termine della seconda gara il Golden Set al 15. La squadra che supererà il turno fra Trentino Itas e Berlin Recycling Volleys affronterà la vincente di San Pietroburgo Perugia. Ai quarti anche la Lube Civitanova, avversaria della polacca Jastrzębia Wigel. La finale si giocherà in gara secca ed è prevista per il 21 maggio in una sede ancora da definire. Allora, come promesso, andiamo a collegarci con alcune tifose di Trentino Volley. Sono giovanissime, sono Francesca, Ilaria, Claudia. Ciao ragazze, ci sentite? Sì, Ciao, ciao, ciao a buonasera. tutti. Allora, raccontateci qualcosa di voi, chi siete, da quanto tifate Trento e perché amate questo sport e questa squadra soprattutto. Ciao a tutti, io sono Claudia e io ho sempre giocato a pallavolo fin da quando sono piccola e per questo ho iniziato a seguire la Trentino Volley e ho iniziato alle medie quando appunto organizzavano la Big School e mi sono avvicinata alla curva Gislimberti perché appunto cioè, mi piaceva come era organizzata come si tifava la pallavolo e per il clima giovane e bello che c'è. Ciao a tutti, invece io sono Francesca, anch'io come Claudia sin da bambina ho avuto questa bellezza per questo sport e mi sono avvicinata alla curva Gislimberti circa 5 anni fa perché mi ha trasmesso questo amore per questo sport e ho sentito proprio una famiglia. Ciao a tutti, io mi chiamo Ilaria, seguo la pallavolo grazie alla mia famiglia e ai miei fratelli che giocano fin da bambini e grazie alla mia mamma soprattutto mi sono avvicinata alla Primavera, una sfida e abbiamo creato un fortissimo legame di amicizia. Io voglio sapere chi è il vostro giocatore preferito e qual è la vostra squadra invece meno preferita. Beh, allora il mio giocatore preferito è Lisinac perché comunque ha un ruolo che facevo anch'io e come persona è una bellissima persona, mi piace un sacco. E la squadra che piace di meno, direi quasi ovviamente Perugia. Io invece non ho un giocatore preferito perché comunque è una squadra tutta giovanile che esprime molta grinta, però forse Riccardo Sbertoli per il ruolo che ha ricoperto quest'anno di palleggiatore. Perché comunque ricoprire il ruolo di Simone Giannelli non era facile. Ed anch'io, come Claudia, dico Perugia è temibile. La più antipatica. A me piace molto Oreste Cavuto perché è sempre disponibile con noi tifosi e siamo anche tutte e tre molto felici che sia ritornato. E concordo con loro sulla squadra meno preferita, Perugia.
Grazie ragazze, allora ci vediamo al palazzetto, speriamo di sentirvi sempre esultare. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao, buona Ciao. serata. Ciao ragazze, grazie a Francesca, Ilaria e Claudia. Matteo, invece a te, a proposito di giocatori, vorrei sapere cosa avete pensato voi tifosi che seguite la squadra da parecchi anni. Uno, alla notizia di Simone Giannelli che se ne sarebbe andato, due, al ritorno di Matej Kandrijski. State due sensazioni opposte ma uguali, nel senso molto piene. Il ritorno di Matej è stato accolto con grande entusiasmo perché sappiamo tutti che tipo di giocatore e che tipo di persona è, specialmente all'interno dello spogliatoio. L'addio di Simone nessuno lo pensava. C'è stato, ne abbiamo preso atto, con sofferenza, ovviamente lo applaudiremo sempre quando verrà a Trento e come gli abbiamo scritto in un post di saluto, speriamo sia un arrivederci. C'è Filippo che vi chiede, insomma, come scegliete i cori, come vengono strutturati, ce ne sono alcuni che magari ritornano da parecchi anni, c'è un legame d'affetto oppure Ma alcuni sono, sì, scaramantici anche. bravissima, è una scaramanzia. Diciamo che hanno portato bene negli anni, quindi continuiamo a farli. E quelli nuovi a volte sono un'intuizione, o magari senti un coro simile da un'altra parte, o una canzone, e cerchi di riportarlo nella nostra realtà, ecco, nella realtà di Trento e nel tifo che portiamo noi a Trento. Faceva strano lo scorso anno seguire le partite senza tifo, ma anche senza cori. Voi li facevate da casa? Sì, io personalmente sì, e mia moglie non è che era molto contenta, I però vicini? i vicini, boh, forse, non lo so, però sì, effettivamente l'anno scorso senza curva, senza palazzetto lì a due passi, senza campo, senza l'odore che si respira in una partita è stata difficile. Ti vediamo in azione, è difficile fare il tifo con la mascherina FFP2, insomma. È molto difficile con la mascherina, senza poter bere, rifocillarsi, però è quello che abbiamo adesso Pur di pur di esserci. A esserci andremo anche senza megafoni, senza tamburi, senza niente, pur di essere in fianco alla squadra. proposito di esserci, ci sono delle novità, dicevamo, anche per esempio un evento importante come la Final Four di Coppa Italia, dove abbiamo visto la differenza nell'edizione dell'anno scorso senza Esatto. pubblico, insomma si sente parecchio, lo sentono penso anche i giocatori in campo. Quest'anno ci si potrà essere, voi vi state organizzando. Ci stiamo organizzando, anzi abbiamo le iscrizioni aperte, quindi sui nostri canali social, volendo, ci sono tutte le informazioni. Organizziamo il pullman per il sabato e poi non si sa e non si dice. Allora andiamo a vedere il prossimo servizio che ci racconta quello che succederà il 5 e 6 marzo e come sarà la modalità appunto di questa Final Four. Mentre i riflettori sono puntati su Superlega e Champions League, diamo uno sguardo a un altro importante traguardo a cui ambisce Trento in questa stagione. Conquistata infatti la Final Four di Coppa Italia battendo Monza nella gara dei quarti, l'Itas ha momentaneamente accantonato il pensiero per concentrarsi sulle sfide di regular season e per centrare l'avvenuto passaggio del turno nella difficile fase a gironi in Europa. Si avvicina però l'appuntamento clou del primo trofeo dell'anno solare, posticipato di 40 giorni nella speranza che la pandemia concedesse una tregua, si disputerà il 5 e 6 marzo alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Sabato si comincia con le due semifinali e già si preannuncia lo spettacolo. Le quattro formazioni a contendersi il trofeo non saranno infatti quelle che ormai siamo abituati a vedere duellare nelle varie fasi calde dei tornei in palio. Piacenza e Milano hanno eliminato dai giochi due corazzate come Modena e Civitanova e si sono guadagnate un posto per la Coppa. Si scende in campo sabato 5 marzo alle 15:15. Le prime due squadre a incrociare le spade saranno Perugia e Piacenza alle 17:45. La seconda semifinale fra Trento e Milano. Le due vincenti si troveranno di fronte il giorno successivo, domenica 6 marzo, alle 15 per la finale che vale il titolo. Nel frattempo, la capienza dei palazzetti è stata ampliata, portata al 60% del totale. L'impianto di Casalecchio di Reno può ospitare normalmente 9.400 spettatori. E ci dispiace non poterli vedere perché loro sono dei tifosi veramente presenti anche nella nostra trasmissione, ma li volevamo comunque salutare al telefono, nonno Herman e Riccardino. Ciao Herman. Ciao, ciao a tutti. Io Allora, voi da quanti anni seguite la squadra? Tu da 5 sei il miglior amico di Lisinac, vero? anni. E invece nonno Herman da quanto? Ma io
da diversi anni, ricordo ancora i tempi di... non mi ricordo, sono passati tanti anni, però che frequento con assiduità sono una decina d'anni, insomma. Quindi hai visto cambiare tantissime squadre e ce n'è una che hai più nel cuore o qualche giocatore o qualche momento di tutti questi anni da tifoso? Ma guarda, dei giocatori tanti, no? Poi io dico per non far torto a nessuno i capitani, quindi quando c'è stato Mirarelli, poi Pippo Lanza, adesso poi c'è stato Schimone e tanti altri. Quest'anno come la vedi Riccardo, questa squadra? Vinciamo? Bene, sì. Ti piace? Sì. C'è qualcuno che ti piace a parte Lisinac dei nuovi giocatori? No, possiamo dire un pochettino Mattei. Eh beh, Mattei. Ma sono sicuro. Ma vieni al palazzetto? Sì, esatto. E giochi anche a Come pallavolo tu? no? No, io faccio l'NBA. Sei ancora piccolo? Certo, 9 anni. Però giocherai col nonno? Mi sono così, sì. Un po' per divertirmi. Bravissimo, bello sentire un tifoso così piccolo. Diceva Matteo giustamente il passato, il presente e il futuro del tifo di Trento. Sì, diciamo che ha già trasmesso la passione anche a Riccardo, lui ha cominciato quando era all'asilo a seguire gli allenamenti, poi purtroppo con il discorso Covid non si è potuti più assistere, quindi quello era un legame molto forte anche con i giocatori in quel periodo. È stato un anno difficile anche per i tifosi. Sì, Dai, decisamente sì. adesso ci rifacciamo, magari ancora con un po' di prudenza, però speriamo di poterli riabbracciare prestissimo. Certo, aspettiamo che possano arrivare i giocatori a dare il 5 sotto la curva come si faceva una volta, vuol dire che siamo usciti da questo incubo. E non vediamo l'ora. Grazie Ermanno e grazie Riccardino. Prego. Ciao a Ciao, tutti. buona serata. Ciao. Ciao. Matteo, è bello vedere questi scambi generazionali, questa passione che proprio si tramanda anche per una formazione come Trento. Era proprio bello anche perché poi all'interno della curva e anche nelle occasioni si spera, come diceva Ermanno, di ritornare ad avere queste occasioni, diciamo, di convivialità. Si crea proprio una specie di amicizia, di rapporto di amicizia che perdura durante la stagione agonistica e tante volte anche in estate, quindi si forma un bel gruppo. Torniamo al presente perché abbiamo detto non ci sono partite giocate questa settimana per quanto riguarda la Superlega, ma ce ne saranno due a brevissimo perché la prima è già domani, poi c'è domenica, vediamo il servizio. Doppia trasferta di Superlega questa settimana per l'Itas, che è già partita la volta di Padova. Martedì 22 febbraio ore 20:30 si gioca infatti il recupero della quarta giornata di ritorno, uno dei tanti impegni slittati a causa del Covid. Il giorno successivo, mercoledì 23 ore 20:30, si gioca il recupero tra Perugia e Piacenza, gara valida per l'undicesima giornata. Salta invece a causa dei contagi della formazione marchigiana il recupero del match tra Verona e Civitanova. Piacenza sarà la meta successiva dei gialloblu per quella che sarà la decima giornata del girone di ritorno, giornata che si apre sabato 26 febbraio alle 18 con la sfida fra Ravenna e Verona, la sera alle 20:30 in campo Modena e Cisterna. Domenica 27 febbraio alle 15 giocano Vibo e Perugia, alle 18 Taranto e Civitanova, Piacenza e Trento, alle 20:30 Padova e Milano, turno di riposo per Verovolle e Monza. Subito a conoscere un altro tifoso di Trentino Volley perché purtroppo il tempo stringe, siamo in collegamento con Matteo. Ciao Matteo. Ci senti? Vediamo se Matteo ci sente, che tra l'altro Matteo, lo chiedo al Matteo presente con me, lui non è trentino di nascita. No, esattamente, l'abbiamo conosciuto quest'anno, è un studente dell'Università di Trento, tifoso di Trentino Volley da anni, è venuto qua per studiare e si è avvicinato alla sua squadra del cuore. Quindi fate proseliti anche nel resto d'Italia. Esattamente, abbiamo gli affezionati anche in giro per le varie regioni. Ma ci spieghi questa cosa delle simpatie tra tifoserie? Come nascono quelle squadre, diciamo, quelle che vincono, ovviamente c'è conflitto tra di loro. Ovviamente più un'altra squadra vince, più non è ben vista magari dalle altre. In realtà tra tifosi seguono un po' diciamo, i problemi, diciamo, gli scontri fra squadre.
E quindi se Trento magari tante volte si è scontrata con Modena ad alti livelli, ovviamente anche le tifoserie hanno un po' di scherno fra di loro, ma sempre nel limite dell'educazione e del rispetto. Allora, intanto che aspettiamo di parlare con Matteo, abbiamo qualche problema di collegamento, dovremmo invece avere con noi Gian Pietro Bosio che ci presenta un'iniziativa che ritorna nonostante la pandemia, so che è stata più difficile da organizzare quest'anno, ma ci sarà comunque, che è il Trofeo Brugnara. Buonasera Gian Pietro, ci senti tu? Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, raccontiamo un po' in qualche minuto che cosa è il Trofeo Brugnara, chi partecipa e cosa succederà sabato e domenica qui a Trento. Sì, Memoria Brugnara è la 16ª edizione, nasce per ricordare un nostro atleta che purtroppo ci ha lasciato all'età di 14 anni e ci sembrava che il modo migliore per ricordarlo sia restare a giocare in palestra. E questo torneo, che era iniziato così con quattro squadre proprio per ricordare Michael, poi nel tempo è cresciuto, è diventato un torneo a 8, poi a 12, a 16, negli ultimi anni a 24 squadre, adesso con la pandemia siamo tornati a 16. È un torneo che raggruppa molte delle migliori formazioni, di solito era under 14, ma da quest'anno l'abbiamo portato alla categoria under 15, che è quella che la federazione ha adottato come categoria giovanile. Ecco, la domanda è: si potrà assistere a queste partite che magari sono anche belle per i genitori, per gli amici, per gli amanti della pallavolo? Purtroppo no, perché la pandemia ci impone dei numeri ristretti ed essendoci già i giocatori delle squadre che verranno da fuori o anche quelle trentine, non ci sarà la possibilità di aprire ad altri. Stiamo aspettando ancora l'eventuale capienza delle varie palestre per capire quante persone potranno accedervi. Chiaramente tutto in regola con le norme Covid, quindi stiamo aspettando per vedere. Diciamo Di che era in. Prego, solito c'era prego. la finale che era aperta e c'era molto pubblico, quest'anno saranno i giocatori stessi a fare pubblico. Ecco, l'importante appunto era ripartire anche per dare un segnale anche per questi ragazzi che giustamente hanno voglia di giocare, di un minimo di socialità quantomeno sotto rete. Quindi doppi complimenti per essere riusciti a organizzarlo nonostante tutte queste regole che cambiano e queste restrizioni. Grazie. Grazie per essere stato con noi e buona memoria al Brugnara allora per tutti gli organizzatori degli AC Miners. Noi andiamo a vedere cosa è successo proprio in Serie B nello scorso fine settimana. Lui Trento sa solo vincere, il Bolgara risale, l'Argentario e il Lagaris non sanno più come si fa. Il secondo turno di gare dopo il rientro in campo vede protagonisti in positivo gli universitari e gli Orange, mentre Miners e Lagaris non riescono più a uscire dal trend negativo che li vede sconfitti da troppi turni. In particolare, gli Argentonero ormai non vincono da 5 partite, cioè dal 3-0 inflitto proprio al Lagaris. Con la sconfitta patita a Grassobbio, il vantaggio dalla zona retrocessione si è ridotto a un solo punticino. Non poteva fare molto di più il Lagaris incerottato al cospetto della capolista Gabbiano Mantova. Le note positive del weekend pallavolistico provengono da Bolgara Unitrento. Gli Arancio risalgono la china, gli universitari proseguono imperterriti la loro corsa. Grazie al successo al photo finish contro il Caselle, gli Amaranto centrano la 7ª vittoria in fila, la terza consecutiva in trasferta. Dopo aver superato Cazzago e Crema nelle precedenti settimane, sabato sera la formazione allenata da Francesco Conci ha espugnato il campo di Caselle, imponendosi per 2-3. Un successo che rafforza il terzo posto in classifica della squadra di Conci, capace di vincere il braccio di ferro in casa della formazione che la inseguiva a stretta distanza. Risolti i problemi a servizio e a rete nelle fasi iniziali, gli Amaranti sono stati bravi a non perdersi d'animo ogni volta che gli Scaligeri sono riusciti a ragguantarli nel compito dei parziali e assicurarsi un tie-break senza storia. Ritrova a smalto anche il Bolgara, che contro il Crema centra la terza vittoria nelle ultime quattro partite e risale al sesto posto. Il 3-0 degli uomini di Saurini racconta però di una partita molto più combattuta di quanto dica il tabellone. I primi due set, in particolare, si sono risolti nell'ultima parte, sempre partendo dal punteggio di 18 pari. Il servizio di Consolini prima e il gran lavoro a muro poi hanno fatto la differenza nei due frangenti e hanno posto le basi per la conquista del terzo parziale con Dietro e Paoli in grande evidenza. Se Unitrento e Bolgara corrono, l'Argentario cammina a stento. Per l'Argentonero arriva una nuova battuta d'arresto contro il Grassobbio, che fino a sabato pomeriggio aveva gli stessi punti in classifica dei Cognolotti. Ancora una volta si è assistiti a una partita caratterizzata da un numero di errori esagerato, cosa che ha vanificato le buone prove in ricezione e difesa.
Troppe sono state le difficoltà in ricostruzione e in attacco, in particolare Bernardes e compagnia in queste uscite pare abbiano smarrito la determinazione e la grinta mostrata tra novembre e dicembre. Serve un'inversione di tendenza e le possibilità non mancano. Come da pronostico esce sconfitto anche il Lagaris dalla sfida improba contro il Gabbiano Mantova che guida il torneo. Ancora con diversi giocatori ai box, i neroverdi non hanno potuto fare molto di fronte a una squadra costruita per la promozione. Lo 0-3 finale è stata la logica conseguenza del divario tra le due squadre. E ringraziamo Paolo Trentini per il servizio e vi ricordo che sul portale sporttrentino.it potete vedere anche ulteriori contenuti come le interviste ai protagonisti di questi match che seguiamo di Serie B. Velocissimamente siamo in chiusura ma volevamo salutarlo visto che ora siamo riusciti a ripristinare il collegamento. Ciao Matteo, in 20 secondi ci racconti chi sei e come sei arrivato a tifare Trento. Va bene, ciao a tutti. Io sono Matteo, mi presento, sono uno studente di matematica. Sono venuto a Trento per la laurea magistrale e tifo Trento da più di 10 anni. Ho iniziato nel 2008-2009, mi sembra, perché durante un Volleyland avevo conosciuto, scambiato qualche battuta con un giocatore di Trento, Andrea Sala, e da lì ho iniziato a simpatizzare per la squadra e quest'anno che mi sono trasferito qua per l'università, la prima cosa che ho fatto dopo aver trovato casa è stato iscrivermi alla curva per venire a Palazzetto. Dal vivo è meglio? Sì, è molto meglio, molto meglio. Grazie Matteo, allora ci vediamo al Palazzetto a tifare Trento. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi, io ringrazio anche Matteo Serio e tutta la curva Gislimberti tramite te. Grazie a te Sara e a tutta la redazione. E noi andiamo a rivederci ora la sintesi di una partita giocata qualche settimana fa ormai, ma che avevamo dato solo in infrasettimanale, la partita sempre molto attesa, quella dell'Aerosole Forum contro Civitanova. Purtroppo Trento ha perso al tiebreak, ma è stata una bella sfida e vale la pena rivederla. Ci vediamo lunedì prossimo.